Buongiorno, buongiorno amici, benvenuti nel podcast di Mario Moroni e benvenuti a questo lunedì, il lunedì più pazzo del mondo. Insomma, ne abbiamo visti tanti lunedì, va detto assolutamente, però il 2 di settembre, come te lo vuoi spiegare per motivarti, per andare avanti, per crearti tutto, diciamo così, un po' l'aspettativa di sopravvivenza della settimana? Buongiorno ragazzi, buongiorno, spero che siate ancora in vacanza, se non è così, bentornati, e se non siete mai andati in vacanza, beh, insomma, buon lavoro. Ma oggi volevo parlare appunto di chi non va in vacanza, perché abbiamo parlato in tutto questo agosto con il podcast estivo, questo test particolare che ho fatto, delle persone che chiaramente erano in vacanza, io stesso ero in giro per l'Europa, ma c'è chi non va in vacanza, anzi c'è chi ha fatto finta di andare in vacanza. Sempre di più continuano, aumentano le persone che fanno finta di andare in vacanza, che sembrerà una pazzia, ma ormai sta diventando un fenomeno rilevante, mettiamola così, non da numero eccezionale rilevante, però sui social media si vede sempre più gente che fa finta di andare in vacanza. Uno di questi è sicuramente un ragazzo che si chiama Leon Benz, che fondamentalmente ha fatto questo esperimento, cioè è andato in vacanza solo sui social media, pubblicando foto, video, tutto il resto. Ora vediamo come ha fatto, però il punto è sempre che abbiamo una percezione dall'esterno e verso l'esterno importante, no? Ormai affidiamo le nostre scelte di vita, per lo più delle persone, chiaramente non dico tutti, però in tanti di noi fanno delle scelte in base anche alle aspettative delle altre persone. Questo da un certo punto di vista può essere normale, però dall'altra parte è chiaro che comincia a diventare un problema, perché questo ragazzo praticamente ha fatto questo esperimento l'anno scorso e nessuno si è accorto nulla. Cioè, qui nessuno si è accorto di nulla, di nessuna tipologia di discrepanza tra quello che diceva e faceva vedere a invece la realtà. Adesso chiaramente l'esempio è interessante, perché chiaramente lui si è preparato, ha fatto proprio un piano editoriale di tutto il mese di vacanza con tutte le varie gestioni delle criticità, un po' come facciamo nei lanci dei nostri prodotti, delle nostre aziende. Lui si è chiaramente andato a vedere tutti i vari passaggi e si è strutturato una vacanza. Ma allora, al di là dei dettagli, dell'abbronzatura, di tutto quello che ha pensato e come l'ha strutturato, bravo lui insomma a creare questa cosa, e anche un po', diciamo, l'incoscienza dei suoi amici che non riescono ad avere fondamentalmente un rapporto con questa persona, perché chiaramente potrebbe essere anche evidente che tu non ci vai. Ma al di là di questo, la cosa che mi ha stupito di più di questo articolo è un caso dell'anno scorso, però l'ho conosciuto solo ora e secondo me vale la pena approfondire questo passaggio, sono i messaggi in direct, cioè quello che le persone hanno scritto a questo ragazzo, no? Inneggiandolo, complimentandosi, lasciandosi andare a delle confessioni: che bello sarebbe venuto, mi sarebbe piaciuto venire con te, che bello vai a mangiare da quella parte, insomma in qualche maniera costruire un legame, ma solo ed esclusivamente sui risultati ottenuti. Della serie, se andavi al mare a Igea Marina o a dove vuoi tu, magari nessuno ti scriveva. Se andavi magari dall'altra parte del mondo, può darsi che sì, ma se vai alle Hawaii o alle Bahamas o dove cavolo vuoi, chiaramente la gente ti scrive. Perché? Perché se vai alle Maldive sei una persona di successo, se ti puoi permettere un certo status, chiaramente sei una persona di successo, e quindi chiaramente, come ogni tanto prendiamo in giro i classici imprenditori sulla piscina da Dubai, ecco, anche in questo caso però le persone sono attratte, il pubblico è attratto da questi miti, da queste diciamo percezioni non veritiere, ma delle ambizioni personali che aleggiano nei nostri mondi digitali, nei nostri mondi che non sono normali, non sono, sono di, come dire, aspirazione continua verso andare da un'altra parte. Ecco, quello che mi ha impressionato è stato questo, che
tante persone gli hanno scritto, i suoi follower, i suoi amici, eccetera eccetera, ed è stato solo quello il momento in cui ha avuto una condivisione vera di amicizia e anche, diciamo così, digitale. Questo secondo me ha fatto riflettere. Non so voi, fatemi sapere cosa ne pensate, se anche voi avete finto una vacanza, scrivetemelo in direct che potrebbe essere interessante. E nulla, io spero che la vostra settimana cominci bene e che non sia una settimana falsa e tendenziosa come quella di questo ragazzo, fondamentalmente, che si è inventato questo escamotage per fare questo test, per verificare un po' quello che succede all'esterno della sua vita. Detto questo, anche per oggi è disponibile, se vi iscrivete su www.mariomoroni.it, l'audiolibro di Startup di Merda, gratuito, vi iscrivete e vi arriva ogni giorno. Io vi saluto, vi auguro una buona settimana, vi voglio tanto bene, mangiate le verdure, fate i bravi e buona settimana anche a me. A tutti, ciao!